quest'anno dei tempi da rispettare. Allora facciamo una puntata veloce all'interno, vediamo i prodotti che ci stanno. Questi sono semi di melone, queste sono cipolline che adesso andranno messe però all'esterno, perché ormai dentro la serra non mettiamo altre piante. Allora Alice, guarda cosa c'è da fare. Dobbiamo liberare attorno a quest'albero qua. Allora, mano in avanti così. Così, lo vedi? Quest'altra così e poi vai. 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 Lo vedi che viene via? Lo vedi? Bravissima. Brava. Alice, un primo momento si blocca un pochetto, dire la verità. Poi non appena prende familiarità o con l'attrezzo o con il gruppo che opera con lei, allora ha proprio voglia di lavorare e va quasi da sola, vero Ali? Dell'inserimento di Alice Rampioni di questa scuola è cominciato in quinta elementare nel mese di ottobre, quando la famiglia, orientata per iscrivere la ragazzina in questo istituto, ha attuato un percorso di avvicinamento graduale a quella che è l'offerta didattica. Insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari hanno avuto incontri con le maestre. La ragazzina ha partecipato all'attività di continuità che noi facciamo a partire dal mese di novembre e fino al mese di maggio, e quando Alice è arrivata in prima media aveva già idea sicuramente del contesto nel quale si sarebbe dovuta trovare. Quando lo fai il saggio? Domenica. La prossima domenica? Questa. Questa che deve entrare? Che è 30? 31? 30? Allora dai, facci sentire. Stesura di documenti ad obiettivo preciso quello che fa la differenza della qualità scolastica, quanto il fatto che ciascuno di loro deve trovare un ambiente confortevole ed accoglienza nel quale poter sviluppare le proprie aree talentali. A livello di relazionalità in questi due anni ha fatto progressi enormi. Spesso quando viene per mostrare in presidenza le cose che ha fatto dice l'ho fatto io, l'ho fatto da sola, e sicuramente questo elemento segna un grosso passo avanti rispetto alla condizione nella quale è arrivata. Chi inizia ad esporre? Alice, dai! Il Lussemburgo è un piccolo paese nell'Europa occidentale, confina a sud con la Francia, a est con la Germania e a nord e ovest con il Belgio. Questo cos'è? Lo stemma. Bene. Il grande gato. Quindi questa l'hai fatta tu? E delle foto. Abbiamo un ottimo rapporto con la famiglia, nel senso che
collaboriamo, la famiglia ci mette al corrente di elementi che noi non siamo in grado di percepire per conto nostro e noi mettiamo al corrente la famiglia di comportamenti che magari sul grande gruppo com'è in classe sarebbero sicuramente lasciati da parte perché la famiglia non ha il modo di vederla. Splendido il rapporto che abbiamo con gli operatori che seguono la ragazzina a livello terapeutico, i nostri GLH sono davvero momenti di confronto salutare e di arricchimento reciproco. Non ha avuto traumi dal punto di vista organizzativo all'interno della scuola e il suo percorso si è dimostrato assolutamente consapevole di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, per cui la sua vicenda didattica avrà l'anno prossimo sicuramente un esito positivo e il progetto di orientamento che è fatto per introito all'interno della scuola media funzionerà anche a livello di scuola superiore, nel senso che noi nel mese di ottobre dell'anno prossimo porteremo l'alunna nella scuola che sembra più idonea, che in questo caso sarà il liceo socio-psicopedagogico, e con percorsi di orientamento mirato al suo inserimento contestuale all'interno di quell'istituto daremo una mano agli insegnanti che l'accoglieranno in futuro.